pranzo al vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Grid Legends, l'abbiamo aspettato. È uscito. Nutro parecchie aspettative su questo titolo perché mi piace. Secondo me sarà un gioco veramente carino da vedere e divertente. Quindi proviamo un po' come va. È una prima prova, raga, lo sto aggiornando, quindi l'ho buttato dentro, si è installato al volo, quindi lo proviamo alla Shonisho qua. Sta già facendo un aggiornamento, quindi già ci potrebbero essere delle notifiche e modifiche soprattutto fra poco, quindi vediamo. Intanto adesso giochiamo, facciamo la prima prova col pad, poi lo proveremo col volante, vedremo la carriera, faremo anche un confronto con altri giochi, faremo la recensione, quindi è tutto da testare e provare. Questa è una prima prova così, liquida liquida, giusto per vedere com'è il titolo. Prima di partire vi ricordo che questo gioco sicuramente andrà in promozione subito, quindi lo troverete sul nostro canale delle offerte Super Corris Offerte Amazon, dove appunto di Telegram, dove trovate le migliori offerte di Amazon nell'ambito videogiochi e tecnologia. Trovate il canale ufficiale Super Corris 84 di Telegram per le news in anteprima, i sondaggi, tutti i contenuti ghiotti. C'è Fruitrab e c'è Twitch. Partiamo. Ecco qua, vediamo i caricamenti pure. Ma aspetta qualcosa in più, vediamo a me. Nathan McCain e Lara Carvaio di Ravenwest conducono il gruppo qui a Strada Alpina. Yume Tanaka di Seneca invece è all'inseguimento ormai da 8 giri. Minchia. Potrebbe essere questa la gara che la farà entrare nella storia. Speriamo. Valentin Manzi è inarrestabile. Si trova a metà gruppo e vuole passare, ma North Point gli fa da tappo. Non passo, chiedigli di difendere. Mi sono svegliato riposato quel giorno. C'era bel tempo. La squadra stava iniziando a essere notata. Ado, mi manca la L, Aldo, se non sbaglio. Continua così. Seneca quest'anno ha preso letteralmente il volo. Ma anzi, questo è chiaro, chiaro origini italiane. Fuori il sorpasso, ci prova. Ravenwest dimentica che è più facile inseguire che rimanere in testa. Allora. Questo dimostra che Ravenwest non è imbattibile e può essere messa alle strette. Le macchine mi piacciono, già ve lo dico. In forma, ma mancavano molti altri giri. Io ero concentrata come sempre. Questo pure è buonetta, Lara Carvaio. Beh. Lara, riprenditi la posizione. Ci provo. Lascia fare a me, non la lascerò passare. È McCain contro Tanaka, una McLovin. Gara incredibile per Seneca. Pressione. No, chi se ne frega. Se questi idioti non riescono a mantenere l'auto sul tracciato, è un problema loro. Tanaka ha spazio. È tutto niente. È già arrivata a testata questa qua, se ci correvo contro. Si distrugge Tanaka. Un incidente terribile. Tanaka contro il muro. Manzi di traverso sull'erba. Il numero 21 di Seneca out. Il numero 22 danneggiato. Detriti ovunque sulla pista. È incredibile. Quindi non ti ritieni responsabile di quello che è successo? Diavolo no. E io che passo in mezzo 4-4. Raga, già da qua posso dire che la grafica è mostruosa. Ok, 22, ci sono. Dove dite, assetto corsa competizione. Negativo. Ma che cazzo di storia. Ripeto, vediamo la fluidità. Ado, vedo danni pesanti al numero 22 e nessuna risposta. Ah, io sono Ado. I soccorsi sono arrivati, è tutto quello che so. Oh, già, aspettavo, ma vabbè, ma Codemaster non è che mi aspettavo qualcosa di diverso. Metà classifica è out. Se riusciamo a finire, andiamo a punti. Non possiamo fermarci. Ricevuto. 22. Ecco qua, già sono uscito fuori. Molto fluido, raga. Ah, il flashback. Sì, ma non lo voglio. Ah, spettacolare la grafica, ragazzi. Non so dove minchia sto andando. E ci sta pure l'aggiornamento che ancora viene fatto sul mio. Vabbè, ho tutte rettilinee qua. Anna che scia pazzesca. Oh, che ammazzata. Anna ammazzata che gli ho dato, voglio. Vabbè, noi abbiamo mezza macchina e l'abbiamo lasciata di là. Oh. Ma come si fa a cambiare l'inquadratura?
No, scusate, ho sbagliato. Sto cercando di cambiare l'inquadratura. Non c'è un tasto per l'inquadratura, abbiamo capito. Eccola qua. Ultime curve. Ce l'hai quasi fatta. Tienila e taglia il traguardo. Oh cazzo. Che bello così. Guardate qua. Anche se comunque ha degli effetti pop-up, guardate già la telecamera posteriore come si vede meglio rispetto a CC, che è tutta proprio massacrata, frastagliata. Cioè, vedete quando vi dico la grafica, questo non sarà GT7, ma graficamente già rispetto a un ACC è un gioco diverso, migliore. Continua a giocare la storia della scorsa stagione, scoprire come sei arrivato fin qui. Che cazzo devo fare? No, voglio fare il nuovo team. Ma raga, mettiamo esperta, poi vediamo di aumentare. Ah, quindi già stiamo a fare la carriera. A me non voglio fare la carriera. Oh, le macchine. Oddio, raga, che belle ste macchine. No, fammele vedere. Madonna, che belle, raga. E vai, finalmente ci stanno un po' di macchinette lerce. Ah, queste si possono... Ah no, si possono solo comprare. Andiamo a fare questa, va. Andiamo a fare una sfida volante, proprio per capire un po' meglio com'è la situations. È molto teatrale il gioco, sicuramente è stato investito tanto sulla carriera. Vediamo un po' come sarà, se ci sarà il caso di fare la carriera. E adesso volevo testare solo la macchina, una macchina particolare. Un'altra volta, a rompere i coglioni. Londra, bello. Ecco qua. 17 febbraio 2020, 2 anni fa precisi. Ciao raga. Che vi devo dire? Grafica. Pazzesca. C'è la possibilità di fare le grafiche così, sì. Guarda che roba. Ma metto l'inquadratura che avremmo messo su ACC. Siamo a piantarci davanti a Vega. So che è in forma, quindi mettiamoci l'impegno. Oh cazzo, un mazzo tremato. Però aspettate un attimo, aspettate un attimo. Fermi un attimo. A rompere i coglioni, porco zio. Raga, io voglio capire che modalità grafica ci abbiamo. Non ce lo dice qua. No, non ce lo dice, ragazzi, non ce lo dice. Vabbè, penso siamo con la modalità prestazioni perché gli FPS mi sembrano molto alti. Guardate che grafica, ragazzi, cioè. Faremo una prova contro ACC su un circuito famoso, chiaramente. Qua ci sono anche i circuiti veri. Tipo, che cazzo ne so, Brands Hatch, piste vere, Barcellona, ci starà. Cioè, guardate quanto è bella la grafica. 1080, no, ma 4K. 4K, sì. Io in 4K lo vedo pazzesco il gioco. Ecco qua. 1080, guardate che spettacolo. E su YouTube si perde pure qua. Oddio, si è ammazzato uno. No, ho fatto incazzare Jeremy e Strada. Allora, raga, grilletti adattivi del DualSense. Non okay, si sentono per niente. Avviciniamoci a Vega. Non si sentono, quindi diciamo che non è stato implementato quasi per niente il DualSense. Poi adesso abbiamo fatto tutte le prove del caso. Però qua così non sento nulla, sembra il DualShock. Ma pure la vibrazione non percepisco quasi nulla. Molto bassa, penso che si debba regolare. Cioè ragazzi, siamo su un altro livello di grafica. Re roba, guardate, ma pure le inquadrature quanto sono belle. Cioè pazzesco, voglio, pazzesco. Si vede tutto, tutto, tutto quello che ci sta nel gioco. Effetti di luce sbalorditivi.
Che cazzo mi devo dire? È un gioco chiaramente arcade, lo proveremo anche col volante, perché secondo me levati tutti i controlli, un po' come era anche l'altro grid che abbiamo provato. Oh, cazzo di mazzate, no! Ci siamo uccisi. Vi farò vedere che secondo me col volante è un bel giochetto. Lo proviamo sia con l'Ori Apex nuovo che con il T300. E faremo anche il videopad volante, volante col force feedback. Come sempre, ragazzi, lo sapete. Sapete che io faccio sempre questi video informativi. E cerchiamo di fare tutto prima dell'uscita di GT7, che dopo là sono volatili per diabetici, ovvero cazzi amari, perché c'è una mole di contenuti sti giorni da portare, ragazzi, che è veramente assurda. Mettiamoci anche i test di Formula 1 e vari video sulla Formula 1. Pazzesco, ragazzi. Vediamo se ci vede pure il replay. Stiamo per arrivare. Beh, raga, che mi devo dire? Codemaster è un altro livello. Vediamo se ci sta il replay, ragazzi. Che cazzo è successo? E vai, si è buggato il replay. E vai, ragazzi, si è buggato il replay. Comunque, parte tutto. Questa prima impressione com'è? Positiva, perché la grafica è bella. La giocabilità è buona, pure col pad ci si diverte perché è molto fluido il gioco, non è quel pad che tu giri un po' a casaccio. Dai, facciamoci pure questa con le monoposto, dai. Cioè, raga, pazzesco. Guardate quanto è bella la notte. Su, voglio, dai. Parla di un livello pazzesco di Codemaster. Graficamente il gioco è stupendo, fluidità estrema. Non c'è un rallentamento nonostante la mole, guardate che roba di vetture che ci sono a schermo. Mentre su ACC tantissimi rallentamenti. Speriamo che ci sia la possibilità di vedere il replay qua. Molto divertente anche col pad. Ma raga, mi sto divertendo. Speriamo che queste musiche non vanno per il copyright. Oh! Cioè, queste inquadrature qua si vede proprio la bellezza della grafica, la rifinitura di tutto. Oh, cazzo. Ah, questa è strada, è quello che ce l'ha con noi. Ok, ancora due giri. Sei in buona posizione, mantienila. Si fregata. Ah, oh, ma ha sbattuto sto bastardo di strada. Che cazzo sta? A Baraccio più alla mano, eh. Questo è un titolo e poi vedremo se vale la pena portare con il volante, col pad. Tutto da capire. Speriamo che queste musichette non rompono i coglioni per il copyright, perché se no lo devo rifare tutto quanto il video. Cioè, guardate qua, sì, non è tutto rifinito al meglio come è normale che sia, ma guardate quanto è bella la grafica. Cioè, giochi di luce stupendi. Oh! Ho sbagliato. Anche perché sto giocando pure col cambio automatico. Vado a vedere. Oh, cazzo di bordello, voglio, non l'avevo visto. Minchia. Vai, ma ci abbiamo più nemici noi che Putin. Annaccia Gribbio. Vabbè, ragazzi, lo prende la mano, non pensate che è facile. Pure con DRT5 le prime volte ci ho giocato un disastro, mo sto a vincere tutte le gare. A livello di difficoltà alto sta su Fruit Lab, chi se lo vuole andare a recuperare. Sto a fare tutta la carriera e mi sto levando le migliori soddisfazioni. Ah, già vi previ...
preannuncio che questa carriera qua, se non andasse su YouTube, cosa probabile, perché io penso che dopo un po' di puntate già non ve la vedete più, la trovate comunque su Twitch. Scusa, su Twitch, su Fruit Trap. E butta dentro super. Cioè, guarda qua, raga, è uno spettacolo. Spettaculares. Oh. Giocabilità semplice, non è nulla di elaborato, ma goduriosa. Onestamente non penso che Ado possa ignorare la tua prestazione di oggi. Ah, frate. Vado 98esimo. Ragazzi, sono dei problemi con il replay, non ho capito perché. Ma è successo? Ma questo è il replay, eh. Ragazzi, sono dei problemi con il replay, non ho capito perché. Va bene, abbiamo capito che il replay è buggato su sto gioco. Ecco qua. E con questa notizia bomba vi do appuntamento ai prossimi video. Il vostro Super Corris, se ce la faccio stasera, facciamo una live su Twitch di sto gioco. Ciao agli occhi.